Care amiche e amici, buonasera. Allora, oggi vi insegnerò una nuova ricetta e la preparazione di alcune tartine divertenti. Nella fattispecie sono dei cazzetti. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Il nostro bel tagliere, un coltello, diciamo che sia adatto a tagliare le olive, ma possa anche uccidere un marito che rompe coglioni. Allora, prendiamo una bella olivetta di Gaeta, bella soda, Eccola qua, questa va bene. Allora, vi faccio notare l'oliva da una parte dove è attaccato il picciolo ha una piccola rientranza e dall'altra una puntina. Adesso focalizziamoci sulla rientranza e cerchiamo di immaginare che questa rientranza possa somigliare, diciamo, a un glande, va bene? Non ci sconvolgiamo, sono cose che abbiamo tutti, magari noi donne no. Allora, si fa questa operazione. Si taglia a metà l'oliva per senso trasversale, va bene? Ecco, allora una volta fatto questo taglio, lasci svoltola così, ecco una parte viene via e la parte con la puntina e la parte del picciolo, facendo un po' d'attenzione, si stacca. Eccola qua. Allora cosa dobbiamo fare, amiche? A questo punto bisogna mettere la parte con la puntina sul tagliere e la parte, ecco, diciamo così, ecco, sopra quella col picciolo e diciamo sembra un po' un cazzo, no? Ecco, e se mi fate un primo piano, ecco, sì, bene. Allora, diciamo che questa è la cosa principale del sì. Mi date un po' di importanza, non mi lasciate come voce fuori campo, ecco, grazie, e diciamo è la parte principale del nostro piatto. Allora andremo a collocare questa bella cosa che abbiamo preparato, la collocheremo su una tartina, magari imburrata o con spalmato il vostro formaggio preferito. Diciamo che io avevo già preparato qualcosina, ecco, allora. Questo qui sono varie idee di come preparare delle tartine divertenti. Allora, abbiamo queste che sono le nostre puntine di cazzo. Ecco, vedete, sembrano proprio dei piselli, va là. Ecco, delle fighette di salame. Questa qui ha anche un pepe per clitoride, perché poi ci possiamo sbizzarrire. Abbiamo dei culi, ecco, dei sederini, via. Ecco, che sono più casti. Dei pisellotti, via, sempre fatti di olive, tagliandole a modo, e delle tette, delle poppe. Ecco, allora, questa è una maniera divertente per intrattenere i vostri ospiti, magari facendoli ubriacare e dopo saltandogli addosso.